Ciao ragazzi, sono Pokémon Collector, bentornati, buon mercoledì e benvenuti in un nuovo video sistemazione. So che a mercoledì solitamente i video sistemazione li faccio sabato, ma dato che devo farne due di fila, lo facciamo di mercoledì. Sono sparito per un po' di tempo, ferie, lavoro, cose varie, però come detto non sparisco del tutto, prima o poi torno. Oggi sistemeremo il super album, ossia quello speciale. Noi abbiamo le Gorstar, l'Umbreon Espeon, le Gorstar giapponesi, le Crystal e così via. L'esposto perché ho preso un nuovo album che ho fatto vedere un po' di tempo fa, ossia questo qua, sempre 4, lo faccio vedere come dentro, sempre uguale, quindi c'ha le 4 righe, 4 colonne qua, più a tema Pokémon, mi piaceva, poi si può chiudere, quindi facciamo questo cambio. Dopodiché questo album invece che svuoteremo lo utilizzeremo per Yugi e direi sabato, se tutto va bene, andremo a mettere appunto la sistemazione delle Yugi. Non so bene come procedere, nel senso se togliere tutto all'inizio, mettere un po' alla volta, ma direi di togliere un po' così e poi sistemare tutto assieme. Approfittiamo anche per riguardarcelo un po', perché comunque questo qua è l'album più bello che ho in assoluto, perché sono raggruppate tante cose diverse, tutte molto rare, quindi è bello vederle. Per chi non l'avesse mai visto, anche se dubito, dato che siete qua, qua raggruppo le cose extra, la collezione, perché i set sono qua dietro negli album, i miei pacchetti, mentre qui metto le cose o in lingue diverse, oppure che non fanno proprio parte dei set completi, quindi li ho raggruppati qua. Qua abbiamo le Gorstar Jap. La prima volta che tiro fuori tutta sta roba. Però ci sta, comunque è un buon cambiamento, nel senso che l'album nuovo è bello e soprattutto mi serviva uno per mettere le Yugi, quindi è stato un buon compromesso per entrambe le cose. Sempre il Gorstar giapponesi. L'ordine direi di lasciarlo uguale, a meno che mi viene in mente qualcosa strada facendo, ma direi che all'incirca sarà lo stesso. Qua abbiamo le Crystal inglesi che ancora devo finire. Mi manca Charizard, mi manca, non mi ricordo gli altri, Celebi, non mi ricordo. Qua ci sono tre Charizard tedesco, inglese e francese. Dopodiché abbiamo le Shining inglese e giapponesi. Allora, qua vorrei tenerle con lo stesso ordine, mi piacevano queste cose. Vado a fare una stima di quanto può essere questo. Io non mi sono mai messo sinceramente, perché non sono carte a cui sono interessato a dare un valore, nel senso che sono carte mie, non le vendo, però facendo due calcoli potrebbe far paura il risultato. Poi le Jungle No Symbol, set completo, solo olografiche esistono. Una cosa che potrei in realtà aggiungere, considerando che le Yugi le metterei in un altro album, sono le varie promo, le varie carte extra che ho in un altro album ancora. Se, diciamo, avanza abbastanza spazio, si può pensare di unire questi due album e farne uno unico, in modo da averne un altro che gira. Vediamo comunque alla fine quanto spazio ci avanza. Non sono sicuro di riuscirci a stare. Qua abbiamo le Signed, si è autografate, queste qua sono tutte di Arita, fatte autografare di persona al Games Week, no Games Week, al Cartoomix. A queste, già che ci sono, dopo gli cambio anche la sleeve.
Queste qua sempre mi si rivelita, queste qua sono di Giorgio Vanni. Ci stava. Questa qua invece mi ha regalato Roberto di della Rada, mi do il Rada. Christopher Rush e Randy Gallegos di Magic. Poi facciamo così, sistemiamo intanto quelle lì, guardiamo un attimo cosa dobbiamo mettere via. Scarige, Aquapolis, Jump varie, poi qua cominciano le miscatte, misprint varie, quindi ancora un po' di roba c'è. E qui in fondo ci sono invece dei regali e le Yugi, però queste qua non ci interessano perché andranno in un altro album. Allora, le miscatte, misprint le voglio lasciare per ultime, nell'ordine che voglio fare, perché sono quelle dove aggiungo più roba, quindi se le metto all'inizio rischio di dover spostarle più e più volte, quindi voglio evitare. Le metto alla fine, così al massimo aggiungo. Allora, album nuovo. Mi dispiace solo che non ci stia nell'inquadratura, perché è un album grosso, quindi vedrete. Cerco di farvi vedere il più possibile, ma non so se ci stanno. Prima pagina la vorrei lasciare uguale, quindi ci rimettiamo Jespion e Umbreon, Star. Sono più grandi come tasche, infatti hanno più spazio intorno. E in effetti l'album è anche più grosso esternamente, quindi potevo immaginarlo. Qua abbiamo italiano, inglese e tedesco. L'Umbreon tedesco ce l'ho doppio. Poi qua ci mettiamo l'inglese, il tedesco e il giapponese. Qua mi mancano ancora un po' di carte, devo comprarle, sono un po' fermo con gli acquisti, anche se sempre se riesco ho una poche posta pronta, devo solo vedere se riesco a farla, però le carte sono già arrivate, devo solo registrarla. In cui tra l'altro completeremo un set fondamentale, davvero fondamentale, poi capirete perché. Poi abbiamo le Gold Star Jap. Mi scoccia che non si veda tutto nello schermo, però non so davvero come fare. Qua l'ho messo, non si vedeva, ma ci sono. Mi dispiace un po' isolare i Charizard, quelli nelle tre lingue, in un'altra pagina, però qua non ci stanno e neanche nella pagina di prima ci stanno. Quindi devo per forza metterle lì. Qua ci mettiamo le Crystal. Ho messo prima le Aquapolis e dopo le Skyridge. Pensando a Charizard, per forza una pagina nuova. Vabbè, niente, mettiamo qua. Poi mi sa che ci abbiamo le Jungle. No, scusa, le Shining. Mettiamo sempre Jap inglese. Verrà un po' lungo sto video, mi sa. Adesso sono curiosissimo di sistemare nel prossimo video le LDD di Yu-Gi-Oh! Perché ancora non l'ho mai visto, diciamo, in album. Le ho tutte sfuse. E tra l'altro non ho mai visto, diciamo, un set di Yu-Gi prendere forma. Perché il primo set che faccio, probabilmente anche l'ultimo, nel senso che non... era uno sfizio che volevo togliermi, non è che ora mi metterò a collezionare Yugi. Magari qualche carta che più mi piace, però rimarrà
un'eccezione che facciamo su questo canale, e quindi sarà bello andare a vedere, prendere forma il set, il primo set di Yugi. Mancano tre carte, in teoria quattro, però una l'ho comprata, anche se non sta arrivando, ormai l'ho data per persa, però aspettiamo comunque le vacanze, perché agosto è come sapete, è un mese un po' problematico per le spedizioni, quindi aspetto, vediamo al ritorno delle vacanze se è arrivato o meno. Abbiamo le jungle. Ah, sto pensando, forse voglio mettere prima le giapponesi e dopo le sagne, di modo da fare sagne e mischiatemi sprint sul fondo, perché sono quelle che potrebbero avere più variazioni. Quindi le sagne le mettiamo da una parte e andiamo a togliere le altre. Perché tanto queste qua, più o meno essendo complete, non possono aumentare, non possono prendere altre pagine, e quindi le metto all'inizio perché tanto sono ferme lì e non mi danno fastidio prossimamente. Le sagne delle miscat sono in continua evoluzione, quindi le tengo alla fine, non si sa mai, richiedono ulteriore spazio. Qua abbiamo le Aquapolis Holo inglesi, altro progettino che mi sono messo a fare negli scorsi anni, perché mi sembra che iniziò tutto da un lotto che comprai in cui c'erano abbastanza carte di questi set, e quindi purtroppo quando io ho le cose sotto mano faccio sempre fatica a separarmene, soprattutto se vedo un minimo di completamento, e quindi era più facile completarle che separarmene. Infatti le ho completate, o perlomeno Aquapolis. Scarici, sto ancora lavorando. Non manca tanto, però non è completo. Poi appunto c'è Skyridge. Qua bisognerà controllare anche i buchi in modo che non li metta tutti in fila perché mancano ancora carte. Non tantissime, però ne mancano. Se vedete comunque qualcosa che mi manca, soprattutto di queste scarici o delle crystal, potete contattarmi, considerate che non sono troppo, come si dice, interessato alle condizioni, o perlomeno, ovviamente non voglio carte distrutte, ma non voglio neanche carte perfette, o perlomeno le voglio se il prezzo è giusto, però non sono come per, diciamo, le carte da collezione, che invece lì sono un po' più preciso. Queste qua sono comunque carte extra, quindi m'accontento anche di carte messe un pelo peggio, per peggio intendo magari un excellent o una carta del genere. Non è necessario per forza in Hermint. Queste qua sono tutte Mew Shining, una delle carte preferite, o perlomeno che mi piace di più esteticamente. Il progetto era di farne 12 per completare una pagina, siamo a 11, quindi me ne manca una. C'è anche da dire che quando ho cominciato questo progetto delle Shining Mew, costavano poco, costavano, fate conto, 25-30 euro. Adesso stanno a 10 volte tanto, quindi quell'uno per un po' aspetterà. Lo troverò prima o poi, però non è questo il momento. Album nuovo.
andiamo a mettere le Aquapolis. O Aquapolis. Non l'avete visto, però sono là. Mi scoccia proprio questa cosa dell'album. Dovrei mettere la telecamera più in alto, però non saprei come. Già è fissata in modo precario, che c'è un cavalletto e sopra c'è un peso per tenere ferma la macchina fotografica. Però se dovessi alzarla renderebbe il tutto ancora più instabile, e non è il caso, perché tanto so che mi cascherà o sul computer o sulle carte, quindi evito alla base di far danni. La pagina destra la vedete, perché comunque più o meno si vede. Il problema è che qua, dove sto sbattendo, c'è la base della mensola, quindi l'album in qua non va. Per farlo andare devo spostarlo così, e quindi vi perdete l'ultima. A meno che non metto così, però è storto. Mettiamo così, almeno vedete qualcosa. Ok, Aquapolis, Aquapolis finite. Andiamo con le Skyridge. Abbiamo 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, quindi mi mancano 7 in tutto. 4 qua e 3 di là. 13, 14, 15, come ricordo che mi manca tutta la colonna di destra, quindi è anche più semplice sistemarle. 17, 18, 19. Tanto questa qua in teoria è una delle carte più semplici del set Skyridge, perché il McCargo, quello fuoco, che costa pochissimo, non so perché ancora non l'ho recuperato, però è così. 25, 26, 27, 29, no, 30, 31 e infine 32. Poi abbiamo le Jap. Questa qua è una carta abbastanza random, però mi piacevano. Era il trio di ex rosso fuoco verde foglia. Questo Mew, che in realtà non ha un particolare valore né affettivo né economico, però mi piaceva. Pikachu di Ash. Tre, come si chiama questa qua? Chiamano Battle Festa 2014, 2015, 2017. La 16 è la più bella, è quella che costa di più. Infatti devo ancora comprarla, però è in programma di comprarla, non so ancora quando, ma c'è nell'elenco delle varie cose. Prima o poi arriverà. E infine i Mew. Bella questa paginona. Allora, molti mi criticano perché dicono che accumulo cose. In realtà non è vero, perché comunque sono tutte cose diverse, semplicemente colleziono, quindi il collezionismo è così, insomma, accumulare cose. C'è da dire che colleziono tutte cose diverse, nel senso che non ho varie copie della stessa cosa, sono tutti oggetti diversi. L'unica eccezione è appunto questo Shiny Mew.
qua potete effettivamente dire che sono un accumulatore, però è l'unico caso. Ne voglio 12 e basta. Tutte le altre sono diverse. Andiamo con le assigned, lasciamo l'ordine uguale. Devo cambiare le sleeve ad alcune carte. Direi di averle qua a portata di mano. All'ordine Legendary Collection Reverse, set base prima edizione, set base unlimited e poi, cercando di rispettare il colore, ossia acqua, acqua, fuoco, fuoco, ci ho messo le tre evoluzioni del Team Rocket, Vaporeon, Flareon e Jolteon. Jolteon è, dal punto di vista del colore non è uguale perché comunque Bulbasaur è erba, però era il modo più bellino per metterla in fila, quindi ho fatto così. Ci voleva Pikachu, tanto ce l'avevi Pikachu. Ah, ce l'ho ancora. E questa è la pagina. Qua c'è il Pikachu. Devo cambiare questo. Qua invece l'ordine è diverso, nel senso che non c'ho Legendary Collection, ma c'ho questi qua. Anche perché Legendary Collection, diciamo che quello Jungle non c'è del set base. Poi il Charizard, che prima o poi vorrò rigradarlo quando mandrà di spedirlo nuovamente. E infine le Magic. Ok, manca solo l'ultima parte che sono le misprint e miscut, che bisogna ancora togliere. Questo qua a questo punto potremmo approfittare per sistemarle come vogliamo noi. Nel senso, io l'avevo fatta mettendo prima le vintage, quindi set base, diciamo fino alle le wizard, e dopodiché mettere le altre. Però c'è anche da dire che le wizard ci sono anche carte un po' meno interessanti. Quindi non so come procedere. Allora, la prima pagina lascerei queste qua, che sono le più belle. Poi magari ci metterei le due blank, bordo nero e bordo giallo, e il resto lo lascerei uguale. Quindi magari mettiamo le blank qua. Vabbè, intanto togliamo. Ah, queste qua sicuramente prima pagina. Sono le set base, le fossil e così via. Poi queste qua l'avevo messo perché mi piacevano particolarmente, sono queste miscut di set X, upside down. Un'altra miscut, questa qua potremmo metterla anche più su perché è del set base. Poi ci abbiamo Primarina, i famosi Swellow. Altri Swellow. Il Tauros Hyper Miscut. Celebi X, regalatomi da Gab. Neo Revelation. Il Sidra con energia spostata. In realtà potrei anche non metterla, perché ce l'ho già nel set fossili, quindi quello lo lascio da parte. Yugi, queste qua gli metto la sleeve, visto che ce le ho. Al momento le ho messe sfuse, le lascio da parte. Anzi, queste qua le mettiamo nell'album delle Yugi. No, no, mettiamole qua, bello vederle insieme alle miscut. Neo Genesis col pallino di miscut. Che è la alignment dot o qualcosa del genere. Le filler che metto insieme alle base. Mi devo ricordare i vari mucchietti che la sono. Queste qua sono tutte carte che hanno quel bordino spostato a destra. Questo qua ce l'hanno azzurro.
robina carina, però nulla di che. Questo va bene qua. Mentre qui c'era un Raichu che volevo mettere in prima pagina. Idem lo Zubat, perché era particolarmente miscattato. E questo Psyduck, bello anche questo qua, mettiamo all'inizio. Ma sì, dai. Questo qua invece lo voglio mettere insieme all'ex. Questo mettiamo insieme alle Jungle. E questo invece alla fine. E poi abbiamo questa svagonata di carte recenti. Tutte venute dallo stesso box. Si vede che era partito male come box ed è finito male. Sarebbe stato bello trovare le hyper, le shiny, che sicuramente sono state, comunque venendo dallo stesso box qualcosa di interessante ci sarà stato, però io ho queste qua. Bello questo qua che c'ha il bordo bianco sopra. A me piacciono di più le carte che hanno magari sopra la parte bianca, comunque la fine del foglio, piuttosto carte che hanno l'inizio di un'altra carta. Le trovo più particolari. Ok, queste qua le mettiamo alla fine, poi direi di non avere nient'altro. Allora, cambio album. Devo ricordare i vari mucchietti. Queste qua sono... Ok. Queste le metto insieme alle ex. Questa anche. Queste qua sono le vecchie. Queste qua invece le lascio per la fine. Carino anche lui. Queste qua invece la fine, fine, fine. Fine, fine. Fine, fine. E fine. Sono indeciso per il suello, che lascerei vicino all'altro suello. A dire che a grandi linee ci siamo. Partiamo. Mettiamo come prima i Blastoise, che sono quelli con le tre righine. Machamp di Scat, il Nidoking, Dragonair, e c'era anche Mewtwo. Scambio e basta. Era bello anche magari dividere Miss Cat e Miss Sprint, però vabbè, ho preferito fare per set. Gengar, poi ci abbiamo vecchio. Questo qua. Zubat. Lui. E lui. Carina come paginina. Poi mettiamo queste qua. Anzi, nella Revelation non le volevo mettere. Mettevo il Dragonite. E dopodiché le ex, quindi questa, questa, anzi questa e questa. Quindi il Raichu, il Celebi X, poi metterei l'Upside Down, che ci sta bene lì, e le tre Reverse. Infine il Pinsir, tra l'altro bellino questo qua che c'ha sotto l'inizio di un'altra specie delta reverse. Poi a questo punto direi di mettere il Swellow, che non state vedendo, ve lo faccio vedere. Ho messo di sotto il Swellow e questi qua, la differenza è che quelli a destra non c'ha le stelline, non può essere una roba fatta con il con l'acetone, che comunque è impressa nel reverse, e... però non volendo occupare uno spazio in più le metto dietro, quindi facciamo così, così almeno stanno nella stessa pagina, se no dovrei andare di là. Poi cosa ci rimane? Ah, le filler. Facciamo così, sacrifichiamo Tauros e Psyduck, che tanto non sono tanto particolari, mi scattate, ci mettiamo queste qua, sono più belle.
e queste invece le mettiamo insieme alle neo. Andiamo avanti, ci abbiamo qui tutte le nuove, quindi ok, lascio da parte. Qua ci abbiamo queste che non era male, queste qua le metterei tutte insieme, insieme a queste. Vabbè, facciamo così. Sto improvvisando, quindi se sembro disordinato perché devo pensare intanto a fare il video e cercare di non stare 2 ore a pensarci sopra. Ok, ora possiamo mettere le hold, andrei in ordine di set a questo punto, quindi base, jungle, fossil, neo genesis, neo revelation. Abbiamo anche il culo che finiscono giuste giuste. Perfetto. Quindi da qua in avanti possiamo mettere le nuove. Lascerei una pagina di mezzo, tipo questa qua la lascerei vuota per varie aggiunte, e queste qua, diciamo, più recenti le metterei a partire da qua. Bello storto, dov'è? Prima o poi dovrò comprare un altro album, così a 4. Infatti non ci ho pensato, potevo prenderne 2 per le tops, perché secondo me le tops sono belle da vedere in un album del genere. Qua ci rimane la sfigata qua da parte. Abbiamo anche le Yugi, che approfitto che metto in sleeve visto che ce le ho. Queste qua balleranno ancora di più perché sono più piccole delle Pokémon. La cosa bella di ste carte Yugi è che sono continue, nel senso che se metti una sotto l'altra l'immagine continua. Erano solo 5. Solo che me ne ricordavo di più. Erano 5. Direi che abbiamo finito, nel senso che nell'altro album ci rimangono le Yugi, che però vado a mettere nell'altro album. Vediamo se ho tolto tutto. Mi sa che c'erano i regali alla fine. Ma sì, dai, li mettiamo. Regali che mi hanno dato la gente. E per gente intendo voi. Qua dietro invece dovremmo avere i draghi, esatto, che però lascerei per il prossimo album, ossia quello delle Yugi.
Ho detto che sarebbe venuto un video lungo, infatti siamo quasi a 40 minuti. E abbiamo finito, quindi nuovo album sistemato, ci rimangono 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi sono poche pagine. Secondo me le promo non ci stanno, quindi al momento lascerei così com'è. Magari le metto insieme alle top quando farò il nuovo album. Ragazzi, cambio inquadratura e vi ringrazio. Come sempre guardato, scusate l'assenza, ma ho detto che sarei stato un po' più scostante. Non so se il termine esiste, però scostante mi piace. E ci vediamo, spero, mercoledì prossimo con il sistemazione di Yu-Gi-Oh! Io vi ringrazio come sempre per guardato, spero vi sia piaciuto il video. Lasciate un like se vi va, iscrivetevi se non l'avete fatto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!